L'Abruzzo del vino diventa sempre più competitivo e di grande qualità, con i suoi vitigni autoctoni incredibilmente originali in grado di dar vita a vini straordinari. Presenti anche quest'anno al Vinitaly di Verona, alcuni produttori abruzzesi, uniti da una forte passione, da grande ambizione e soprattutto innamorati del loro territorio, che da circa 15 anni hanno dato vita all'associazione Vignaioli in Abruzzo con l'intento di valorizzare il vino abruzzese di pregio. Siamo in compagnia di Stefania Bosco, presidente dell'associazione Vignaioli in Abruzzo, nonché titolare dell'azienda vinicola Bosco Nestore. Spendiamo due parole di questa associazione, nata ormai da oltre 10 anni, ha racchiuso aziende importanti del nostro territorio, una filosofia che oltre a promuovere il buon vino vuol promuovere anche un territorio, quello dell'Abruzzo. Sicuramente, è nato per gioco, è nato quasi 15 anni fa come associazione di produttori, diciamo un po' la risposta privata al mondo consortile. E nel 13 anni fa ci siamo proprio consorziati anche noi per poter accedere ai vari bandi comunitari europei, proprio per poter promuoverci al di fuori dei confini italiani. E al Vinitaly ormai siamo 8 anni che ci presentiamo insieme e con degli stand ogni anno diversi, anche più innovativi, cerchiamo di migliorarci anche nell'immagine, di far conoscere anche l'Abruzzo in una versione diversa. Stefania Bosco, un'azienda storica la sua, da oltre 120 anni presente. Qui abbiamo un Montepulciano della sua linea, un Montepulciano che abbiamo visto come raccolga sempre maggiori consensi, terzo vino in Italia presente nella grande distribuzione, c'è apprezzamento. Sì, sicuramente è tra i vini, come dice giustamente lei, più conosciuti al mondo. Purtroppo quelli conosciuti non sono i nostri, realmente imbottigliati in regione, ma comunque servono per farci conoscere, anche per far capire al cliente finale la differenza tra un imbottigliato fuori regione e un prodotto in regione. E noi quest'anno festeggiamo 120 anni di attività e volevo presentarvi la nostra linea storica. Praticamente abbiamo riportato alla luce la linea nata nel 1968 dall'etichetta disegnata dal nonno Nestore, infatti abbiamo messo anche la firma Bosco Nestore, che è la firma originale del nonno, che era cavaliere di Vittorio Veneto. E quindi riportiamo un po' la luce rinnovata, anche la nostra storia, la nostra tradizione e la forza con la quale siamo nati, siamo cresciuti e speriamo di andare avanti. Bene, entriamo nel dettaglio. Per quanti, molti conoscono già questo Montepulciano strutturato, apprezzabilissimo. Per chi deve ancora avvicinarsi a questo prodotto, che cosa possiamo dire? Il gusto che sprigiona già dal primo assaggio. Sì, è un Montepulciano nel massimo della tradizione, quindi botte grande, 35 ettolitri, nello specifico quest'anno abbiamo l'annata 2013, quindi a invecchiamento sia di botte che di bottiglia, che è la nostra particolarità. Noi abbiamo la particolarità di avere i tunnel di affinamento all'interno dell'azienda, quindi fa 2 anni di affinamento, quindi un prodotto anche a 360 gradi, abbinabile alla nostra cucina tradizionale. Abbiamo visto tanti stranieri anche presenti nel suo stand, molti asiatici, la sua produzione per oltre il 70% è destinata proprio ai mercati esteri. Sì, è sempre stato così. Diciamo che papà, quando nel 1968 ha iniziato a imbottigliare il Montepulciano, quando praticamente il Montepulciano è stato riconosciuto DOC, e ovviamente per lui l'unico mercato di riferimento era l'estero, perché in Italia, in ogni regione si producono degli ottimi vini, quindi bisognava sbarcare un po' il lunario e ripartire dagli emigrati, soprattutto abruzzesi, che erano all'estero, quindi partendo da Washington per andare a Caracas, per andare a Toronto e a seguire un po' tutto il mondo. Oggi ovviamente ci si sta spostando nei mercati asiatici, quindi Cina, Giappone, noi vendiamo a Taiwan, in Corea, Filippine, Vietnam, quindi siamo presenti in gran parte nei mercati asiatici. Concludiamo parlando di un aspetto: grande cura, grande tradizione, grande attenzione per realizzare un prodotto di qualità. Tanti riconoscimenti che lo hanno attestato anche nel corso degli anni. Io dico sempre, sulle etichette c'è il nostro nome.
quindi io comunque devo rappresento ciò che vendo, quindi non posso fare brutte figure, diciamo così, e quindi noi ci mettiamo il cuore, l'anima, la tradizione che ci accompagna, e poi ovviamente il gusto dipende sempre dal personale, quindi insomma noi ci mettiamo tutta la passione e l'amore possibile. Franco Pasetti dell'azienda agricola Contesa, componente dell'associazione Vignaioli in Abruzzo, anche per questa 51esima edizione qui al Vinitaly, una vetrina troppo importante per non essere presenti. Assolutamente, presenti come sempre come associazione, ci teniamo a portare avanti il discorso ormai iniziato più di 10 anni fa. Siamo 4 membri quest'anno, quindi uno in meno rispetto allo scorso anno, però manteniamo sempre il nostro scopo, che è quello di portare avanti un discorso di proposizione della qualità abruzzese, soprattutto come Vignaioli. Contesa è un'azienda del territorio pescarese soprattutto, e siamo ormai presenti al Vinitaly per la credo 20esima edizione, appena dopo la nostra nascita. E come sempre il Vinitaly è una fiera immancabile per la presenza di operatori qualificati, soprattutto esteri, ma anche provenienti da un pochino da tutta Italia, quindi regionali e non. Quest'anno per la prima volta ho il piacere di presentare un vino che può essere una novità, anche se poi novità non è, perché si tratta di un Trebbiano, e parliamo del nostro Trebbiano Contesa, che è un'etichetta che già facevamo da alcuni anni, abbiamo modificato quella che può essere la tecnica, quindi cerchiamo di tornare indietro a una vinificazione artigianale, quindi un Trebbiano che noi non chiamiamo naturale, perché secondo noi non ha molto senso definirlo così, ma piuttosto artigianale, quindi cercare di intervenire il meno possibile sia in vigna ma poi anche dopo in cantina, quindi è il frutto di una fermentazione spontanea, quindi senza l'aggiunto di lieviti, e quest'anno per il primo anno è stato vinificato senza aggiunta di solfiti, quindi è anche un zero solfiti. Quindi lo scopo è quello di proporre la purezza del Trebbiano, quindi far riscoprire quella che è la vera essenza del Trebbiano, un vitigno troppo spesso classificato come commerciale senza particolare valore. Invece, tornando indietro con questo tipo di vinificazione, si va a riscoprire quelle sono le sue note, le sue peculiarità, che lo rendono veramente molto molto interessante. Franco, zero solfiti, ma questo non vuol dire che viene penalizzato il gusto. Già dal primo abbocco, dal primo assaggio, esprime proprio tutte le sue potenzialità. Assolutamente no. Il percorso che abbiamo fatto e che abbiamo portato avanti da circa 3 anni è stato quello di trovare un equilibrio tra la lavorazione artigianale e poi comunque la piacevolezza e la bevibilità del prodotto, che rimane poi per noi fondamentale. Quindi questo percorso è stato frutto di una ricerca nostra, che ha necessitato di alcuni anni, perché i tempi del vino sono sempre molto dilatati e molto lunghi. Sicuramente è un prodotto che sta riscuotendo un grandissimo successo all'assaggio, e siamo orgogliosi di averlo proposto, insomma. Siamo in compagnia di Federico De Cerchio dell'azienda vinicola Torre Zambra, componente dell'associazione Vignaioli in Abruzzo, anche per questa 51esima edizione qui a Verona. È un appuntamento importante, la principale vetrina non solo d'Italia ma possiamo dire d'Europa per promuovere i propri vini. È un appuntamento dove non si può mancare, e soprattutto dove i vignaioli sono insieme da diverse edizioni. Federico, una filosofia quella che vi lega per promuovere sì i vini eccellenti che producete, ma anche per promuovere un territorio? Certamente, promuovere l'Abruzzo, promuovere tutte le province abruzzesi, il vino deve essere a legame, spesso in Italia questo non succede, noi proviamo a farlo nel nostro piccolo. Federico, abbiamo visto presenza di buyers stranieri, ma soprattutto asiatici, state riscuotendo curiosità anche in questi mercati? Assolutamente sì, come spesso dico, il mercato dell'Asia è un mercato che ha tante opportunità, ma sono anche mercati molto complicati, dove l'Italia soffre la concorrenza di soprattutto dei produttori francesi e australiani, perché sono logisticamente più vicini, quindi ci sarà ancora tanto da lavorare. Torre Zambra, un'azienda abruzzese che ogni anno produce una media di quante bottiglie, Federico? Siamo oltre le 350.000 bottiglie di produzione annue, e per il 50% queste bottiglie vengono esportate nei principali mercati mondiali. Il vostro mercato di riferimento? Sicuramente gli Stati Uniti. Grande attenzione, dicevamo, grande cura, grande passione. In mano questa
preziosa bottiglia, una riserva del Collemaggio Montepulciano. Spendiamo due parole su questo vino. Sì, un vino straordinario che è stato prodotto per il primo anno di produzione, è stato il 2011, questa è l'edizione 2012, un vino che fa 12 mesi di affinamento in cemento e 20 in tonneau, 80% legni nuovi e 20% legni vecchi, per il secondo anno di fila premiato con la medaglia d'oro al Mundus Vini in Germania. Diversi riconoscimenti che avete ottenuto nel corso di questi ultimi anni. Ottenere un riconoscimento è importante perché dà sicuramente visibilità a un prodotto, ma diciamo premia anche gli sforzi che ci sono dietro per produrlo. Sì, sicuramente è un'occasione in più per parlare di un prodotto, un'occasione in più per parlare con un nuovo cliente, un'occasione in più per ricontattare un cliente storico. Federico, per concludere, un 2017 che vi deve portare che cosa in particolare? Avete degli obiettivi? Quello che speriamo è che ogni anno ci porti crescita. Il 2017 è iniziato col piede giusto e sicuramente sarà un anno di crescita esponenziale per Torre Zambra e quindi di conseguenza per il nostro Abruzzo. Nicola Dauria, titolare dell'azienda Dora Sarchese, nonché associato di questa associazione Vignaioli in Abruzzo, un'associazione nata da oltre 10 anni che sta promuovendo, oltre agli ottimi vini abruzzesi, anche un territorio. Sì, sicuramente il nostro obiettivo come Vignaioli è quello di promuovere il territorio a 360 gradi. Un po' di produttori che si sono trovati sia nelle idee che nelle condividere alcuni progetti, alcune situazioni e ci troviamo d'amore e d'accordo a sviluppare alcune di queste iniziative. Nicola Dauria, una promozione del territorio si fa anche con idee originali ma soprattutto di grande effetto. In questi mesi, in questo periodo si sta parlando anche e soprattutto all'estero di questa fontana del vino lungo la via Francigena. Un'intuizione, un lampo di genio. Sì, un arco di genio che se vogliamo possiamo ripartire da qualche anno fa quando come presidente del Movimento Turismo Vino ero intenzionato a promuovere il territorio e cercare di trovare l'iniziativa quella giusta. E si è parlato oggi, la moda è quello del turismo religioso, infatti vediamo i numeri grandissimi che il Cammino di Santiago di Compostela riesce a portare sul loro territorio. Partendo da quell'idea ho avvicinato il nostro cammino più famoso che è il Cammino di San Tommaso. Noi a Ortona abbiamo le reliquie di San Tommaso Apostolo, sappiamo che esiste il cammino da Pietro a Tommaso. E iniziando con loro un percorso di condivisione sul promozionare il territorio, il vino, l'enogastronomia, con due progetti che si chiamano il Cammino dei Vigni Andanti, ben riuscita iniziativa che facciamo a settembre, ho ricevuto dei segnali, delle foto che sul Cammino di Santiago c'era questa fontana del vino. E là è partita l'idea geniale che non conoscevo, che realizzare la fontana del vino in quella della mia azienda è stato un successo grande perché siamo la prima e unica fontana gratuita di vino in Italia. Non lo sapevo, l'ho saputo dopo che ho iniziato a lanciare questa cosa che è diventata virale. Oggi abbiamo visitatori da tutto il mondo che vengono a farsi il selfie, vengono a bersi il bicchiere del vino, il calice del vino, si mettono in riflessione dentro la fontana e da qui poi l'idea di portare qua in fiera una fontanella. Quindi la fontanella l'abbiamo chiamata Nella, quindi una piccola riproduzione di quella che è la fontana vera, che è una botte da 7.000 litri dove la persona entra, quindi l'idea progettuale del nostro architetto Rocco Valentini è quella che la persona deve entrare dentro e quindi degustare dentro la botte questo vino montepulciano. Vino Montepulciano, vini fermi, di grande qualità, di grande pregio, fatti con amore e con passione, però quest'oggi parliamo di un vino mosso, queste bollicine di questo Esmeris. Nicola Dauria, spendiamo due parole però. Dunque, l'Esmeris è frutto di un progetto bellissimo nato ormai nel 1990, noi abbiamo iniziato a fare spumante metodo classico da quella data e questo spumante nasce dalla valorizzazione di un vitigno autoctono abruzzese che è la cococciola, infatti qua abbiamo circa un 75% di uva cococciola con un po' di trebbiano, un 5% di chardonnay, quindi praticamente un metodo classico a 360 gradi abruzzese fatto la nostra azienda con tutto il remoage e la sboccatura che realizziamo noi. Non tantissime bottiglie, ma sicuramente la dimostrazione di un vino che ha delle grosse prerogative. Consideri che questo vino che commercializziamo ha un invecchiamento sui lieviti di circa 6 anni. Possiamo dire che è un vero spumante di classe.
Per concludere, quando un produttore mette in commercio dei vini di qualità, arrivano anche i riconoscimenti prestigiosi. In corso del tempo ne avete ottenuti diversi. Sì, abbiamo ottenuto diversi riconoscimenti, ma noi come azienda crediamo poco sui riconoscimenti generali. Puntiamo molto a quello che è il riconoscimento che il pubblico, il consumatore ci viene a dare con le molteplici visite che vengono in cantina e che poi chiaramente con la vendita, che è ovvio, è come quando la soddisfazione massima è proprio questo.